Decapitato il mostro a due teste dalla ghigliottina ministeriale, Brindisi non ci sta a fare il braccio destro di Taranto e dopo la decisione del ministro Patroni Griffi di accorpare i due territori formalizzando un solo capoluogo, insorge. Non è solo la politica ad opporsi a questo matrimonio combinato, ma sono anche e soprattutto i cittadini che per diverse ragioni rabbrividiscono all'idea di essere associati a Taranto. Motivo numero uno, Brindisi ha già abbastanza inquinamento e di farsi carico dei veleni di Taranto proprio non ne vuol sapere. Assolutamente no. Io farei più una corporazione, un'associazione con Lecce. Con Taranto assolutamente no, anche perché vedo Lecce più, come dire, più vicino a noi, più familiare. Taranto, insomma, non, anche perché, insomma, ci andiamo anche a prendere un po' di ILVA. Sullo sviluppo dei porti, degli aeroporti, turismo, va bene. Se è solo di sviluppo industriale, no. Il coro è unanime, o soli o con Lecce, sono le tradizioni, la storia a portare in questa direzione e a indicare il rifiuto categorico dell'accorpamento, così come deciso dal governo. È una grande schifezza. Io sono contrario, guarda. Avrei preferito che fosse stato a Lecce, Brindisi, e non a Taranto, solo questo. Guarda caso, la nuova coppia istituzionale è vista di buon occhio solo da chi non è del posto, ma esclusivamente in un'ottica di riduzione del numero delle province e quindi di risparmio. Meglio eliminare le province perché comunque bisogna ridurre i costi. Per L'unione con Taranto. me va bene, non sono di qua, quindi sono esterno alla cosa. E poi c'è chi sull'argomento preferisce tacere, senza però sottrarsi a un commento che è molto più eloquente di una qualsiasi valutazione geopolitica. Niente proprio, mamma mia, mi trovo la capo che non ci voglio parlare niente. È meglio che non ci parlo proprio, se no ci parlo faccio danno.